Mentre Gesù si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli annunciarono: «Passa Gesù il Nazareno». Allora gridò dicendo: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me». Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me». Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Quando fu vicino, gli domandò: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» Egli rispose: «Signore, che io veda di nuovo». E Gesù gli disse: «Abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato». Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. In sottofondo ai commenti di queste prossime settimane di novembre troveremo dei brani dal Requiem di Brahms. Questo perché vorrei provare a dare un taglio ai commenti del Vangelo partendo proprio dal clima liturgico che stiamo vivendo. Novembre affronta il mistero della comunione dei santi e dell'aldilà. Ultimo periodo dell'anno liturgico ci prepara all'ultimo atto decisivo, il passaggio della morte. Ma perché questo Requiem e non quello di Mozart, ad esempio quello di Verdi, molto più conosciuti? Ecco, le motivazioni le trovate negli approfondimenti sulla nostra web app, ma direi che in sintesi possiamo dire che Brahms, a differenza di altri, interpreta il Requiem non come il Dies Irae, il giorno di vendetta di Dio, ma come il compimento delle beatitudini della speranza, infondendo all'opera musicale un'apertura alla gioia dell'incontro con Dio. Ed ora andiamo al Vangelo. Un cieco torna a vedere. «Signore, che io veda di nuovo». E Gesù a lui: «Abbi di nuovo la vista». E subito dopo, per chi non lo avesse ancora capito, l'Evangelista replica: «Subito ci vide di nuovo». Non possiamo certo dire che il termine nuovo non passi inosservato. Quindi quel cieco una volta ci vedeva, ma ora, dopo il tempo della cecità, vede di nuovo, o forse vede il nuovo, chissà. Cioè ha un modo nuovo di vedere, al punto che, fra tutti i guariti di Gesù, mi pare sia l'unico a seguirlo, o perlomeno che Gesù gli permette di farlo. Sapete, a volte pensiamo al paradiso come totalmente altro, pensiamo all'aldilà come una liberazione da questa valle di lacrime, e un andare verso altrove. Eppure, se leggiamo bene il Vangelo della Resurrezione, ci viene detto che Gesù è tornato dai morti. Non è quel tipo di eroe che ha affrontato il nemico, lo ha vinto, se n'è andato, in questo caso nei cieli. E tutti noi dietro. No, Cristo risorto è tornato dopo la morte sulla terra, alla vita che non è altra, ma è la stessa da cui è uscito, ora glorificata. Un fatto assolutamente unico.
ed è questa vita che ha assunto. Il paradiso, quindi, non sarà altro, ma sarà questa vita stessa glorificata. Come il cieco di Gerico, sarà un vedersi di nuovo, un vedersi nuovo che da ciechi ora non vediamo.